Oggi prendiamo un caffè con Giuseppe Piermarini, l'architetto che realizzò il Teatro alla Scala. Siamo al 3 agosto del 1778, la solenne apertura a Primento del nuovo Teatro alla Scala. Va in scena, vedete qui il libretto, L'Europa riconosciuta. Musica di Antonio Salieri, il grande Kapellmeister di Vienna, e libretto dell'abate Mattia Verazzi. In sala c'è la nobiltà, innanzitutto l'arciduca Ferdinando, figlio di Maria Teresa d'Austria, con la moglie Maria Beatrice Ricciarda d'Este, sposati da non molti anni, e in occasione delle loro nozze nel vecchio teatro avevano assistito alla messa in scena dell'Ascanio in Alba di un giovane musicista salisburghese, Wolfgang Amadeus Mozart. Ma questa sera, per l'inaugurazione, per la solenne apertura, c'è il grande, quello che la tradizione ha passato come il grande avversario di Mozart, l'italiano Antonio Salieri. In realtà Salieri a Vienna era il maestro compositore di corte e Mozart era solo un giovane. In sala c'è anche la nobiltà milanese, ci sono ad esempio i fratelli Verri, c'è soprattutto Pietro Verri, che non lascerà un giudizio del tutto lusinghiero sul teatro. Scrive così al fratello il 19 luglio del 1778. La facciata del nuovo teatro è bellissima in carta, ma ora quasi mi dispiace, gli spiega. Gli dispiace perché è troppo stretta davanti, corsia dei servi è troppo stretta e impedisce di vedere la sontuosità della facciata del Piermarini. Ma poi aggiunge, caro fratello, se ti ho fatto una critica sulla facciata, che di rilievo ha grandi imperfezioni, io ti farò l'elogio dell'interno di questa magnifica fabbrica. Spira dappertutto grandezza di eleganza, la curva è riuscita così bene che in ogni parte che ti affacci ti sembra di essere come al centro per rimirare il tutto insieme. Giudizio positivo sull'interno e saranno giudizi entusiastici da parte di tutti i visitatori, soprattutto i francesi, incomincerà la pittrice Vigée Le Brun per arrivare poi naturalmente sino a Stendhal. Ed è un trionfo questo teatro, il più grande di tutti i teatri. Pensate, siamo negli anni 60, quindi una ventina di anni prima dell'inaugurazione del teatro, e i Verri con Cesare Beccaria, con tutti gli altri intellettuali dell'Accademia dei Pugni, fondano una rivista qui a Milano che si intitola Il Caffè, che è arrivato da pochi decenni, insomma, dall'Estremo Oriente, stanno nascendo i caffè, e questa rivista servirà per far conoscere il pensiero dell'illuminismo, soprattutto dell'illuminismo francese a Milano. Ecco che veramente durante il periodo della riforma teresiana, della riforma austriaca, Milano cresce enormemente, cresce con Ferdinando, cresce con l'illuminismo dei fratelli Verri e naturalmente con il grande Teatro alla Scala. Ma perché era sorto il Teatro alla Scala? Prima del teatro i nobili andavano ad assistere l'opera all'interno di quello che è oggi Palazzo Reale. Lì, dall'inizio del Settecento, ma prima ancora in età spagnola, insomma, e sino al grande incendio del 1776, i nobili avevano un loro palco dal quale assistevano alle opere liriche. Ne vennero date appunto due anche di Mozart, Mitridate, Re di Ponto e Ascanio in Alba. Nel 1776, per la terza volta, questo teatro all'interno di quello che oggi è Palazzo Reale prende fuoco. E allora Maria Teresa decide di non costruirlo più all'interno del palazzo, ma di realizzarne addirittura due
in città. I due teatri saranno la Scala e la Cannobiana, oggi è il Teatro Lirico. Vorrebbero affidare la costruzione all'architetto Vanvitelli, che è il più noto architetto dell'epoca, ma è impegnato nel costruire la Reggia di Caserta e quindi snobba un po' l'incarico e lo delega al suo assistente, il folignate Giuseppe Piermarini. Piermarini diventa il più grande architetto delle commissioni austriache della fine del Settecento, l'architetto camerale per eccellenza, quello che costruisce i grandi palazzi nobiliari a Milano, Palazzo Greppi, Palazzo Belgioioso, la Villa Reale di Monza, ma la sua grande consacrazione inizia proprio con la costruzione del Teatro alla Scala. L'incarico è molto rapido, estate del 1776. Si dice che in due mesi Piermarini predisponga, insomma, tutti i progetti del teatro, progetti che abbiamo ancora, sono in gran parte conservati nel suo album di disegni a Foligno. Il luogo scelto è quello, come noto, dove sorgeva la chiesa di Santa Maria della Scala, così chiamata perché è stata dedicata alla moglie di Bernabò Visconti, che si chiamava della Scala, o secondo altre fonti perché c'era un affresco della Scala Santa nell'abside. Sta di fatto che la chiesa, che era costruita longitudinalmente rispetto a Corsia dei Servi, quindi sulla facciata dove oggi è Via Verdi e non sulla facciata lungo Via Manzoni come al teatro, venne sconsacrata, rimossa. Gli ex palchettisti incominciano a raccogliere fondi, organizzano i lavori. Con poco più di 400.000 lire l'impresario Marliani riesce a costruire il teatro e si arriva così in meno di due anni, molto meno di due anni, all'apertura del nuovo teatro. Naturalmente la cosiddetta Scala del Piermarini non è esattamente come quella che vediamo oggi. La facciata è rimasta più o meno identica, con il timpano in alto realizzato dall'Albertolli su disegno e terracotta dello scultore Franchi, che si conserva qui al Museo Teatrale alla Scala, che riproduce il carro di Apollo. Ma l'interno naturalmente è molto cambiato rispetto a quello del Piermarini. Allora la servitù entrava dalle porte laterali e stava naturalmente in platea dove stava in piedi. I nobili stavano sui palchi, all'ingresso dove c'è la galleria delle carrozze si scendeva, c'era un grande intasamento per arrivarci, le cronache dell'epoca raccontano di molto tempo per raggiungere la scala dalla casa nobiliare. Naturalmente si sarebbe fatto molto prima ad arrivare a piedi, ma era obbligatorio arrivare in carrozza. Ai lati dell'ingresso c'era il guardaroba, il caffè, c'erano i bracieri dove la servitù si serviva per portare poi i bracieri caldi dentro i palchi durante i periodi invernali. Ovviamente non c'erano il foyer e il ridotto dei palchi come lo conosciamo oggi, perché questi vennero realizzati a partire dagli anni 30 del Novecento dall'ingegner Secchi e prima ancora erano già stati rifatti dal San Quirico e da molti altri. Ancora oggi, tuttavia, dopo l'ultimo restauro di Mario Botta, è possibile vedere un palco cosiddetto palco del Piermarini. Ha ancora il colore azzurro con il quale venne realizzato in quel 1778 e l'impalcato è ancora quello originale. Comunque, sin dall'inizio, il mito della Scala esplose e divenne noto da subito in tutta Europa come il teatro più bello e più grande del mondo. E il suo trionfo naturalmente fu all'inizio dell'Ottocento, quando dopo gli austriaci arrivarono anche i francesi e in sostanza tutta l'Europa colta guardò questo teatro come a grande modello di teatro europeo.